Buongiorno, il sole mi ucciderà. Sto chiudendo le ultime cose perché sto uscendo di casa e perché stiamo andando a mangiare a pranzo a casa di Sara e sono in un ritardo mostruoso. Voi immaginate che ho passato la maggior parte della mattinata di questo sabato mattina meraviglioso a fare che cosa, secondo voi? A sturare un lavandino. Vi sembra normale? Questo, guarda. Che fa sulla panca da solo? Chi diavolo è che abbaia? Chi sta abbaiando? Molto fastidio. Chi abbaia? Dov'è quel cane che abbaia? Sta sempre sull'attenti. Siamo per prendere il caffè. Bellissima giornata. Porca miseria, non sembra Natale. E poi oggi pomeriggio è il delirio, preparatevi perché dobbiamo andare a prendere gli ultimi regali di Natale. Questa volta, quest'anno, come al solito, in extremis. Che bello, già immagino le scene. C'ho anche il cappuccio. Oh, ora è un accappatoio completo. Io lo chiamo l'accappatoio, sta giacca. L'ho preso da tipo un anno fa, 2 anni fa da Rongwe. Sto bene, calda, un accappatoio. È già pronto il caffè nella macchinetta? E lo faccio io allora, va bene? Lo deve fare lui, ha deciso. Sara ha fatto il limoncello quest'anno, l'ha fatto lei. Guardate, la bottiglia con l'alberello, è bellissimo, è buonissimo. Mamma mia, cioè non c'è proprio paragone fra i limoncelli fatti in casa e quelli comprati. Non è che sono proprio amante di queste cose, però ogni tanto, dopo pranzo, quando mangi tanto, sono digestivi. Poi ho già fatto la pizza di patate e me ne è dato un pezzettino avanzato, cioè quel che resta perché l'abbiamo proprio, cioè, divorata. E poi qui ci sono dei biscottini che ha fatto sempre lei in casa. Cioè, sì. Lei è quelle donne che non esistono più, vecchio stampo, come le nostre nonne che fanno ancora magari qualcosa in casa, che hanno la pazienza, la voglia. Scusate, non riesco ad aprire. E dei biscottini fatti in casa col cacao, buonissimi, veramente buoni. Questi sono buoni proprio da inzuppare, veramente. E ora a noi caffè, a noi, anche se l'abbiamo già preso. L'ombra, ombra, non ombra. L'abbiamo Vabbè, già preso. Salve! Ho detto io, questo è scusami, compito non mio, quindi si. fatti da parte. Scusami, ma non era lui quello che diceva che io dovevo fare il caffè ogni tanto e cose di questo genere? No, tu Adesso. la mattina devi farlo, devi portarlo a letto, è La diverso. Se me lo fai il mattina. pomeriggio, Cioè, tu vuoi troppo da capito? me, Ma tu. scusa, ma se me lo fai il pomeriggio io sono sveglio, cioè che aiuto mi dà? Non mi dà nessun aiuto. Non è una questione d'aiuto, il caffè è un piacere. E se non è buono, perché ci dai, quindi no, fammelo Questa hai fare. fatto la pubblicità della Vazza. Comunque tu lo sai che ti devi godere questi ultimi momenti di relax prima del delirio dei regali di Natale, perché noi non abbiamo idea di cosa regalare quest'anno a Natale. Noi siamo scesi proprio Come dalle ogni nuvole. anno, ragazzi, come ogni Ma anno. no, gli anni passati avevamo comunque un'idea generale. Messo il Adesso fieno no. ai zii? Come? Hai messo il fieno ai conigli? Sì. Gli zii, li chiamo gli zii. Non ci crede perché è una storia troppo lunga da raccontare. Pepe! Ciao Pepito! Ma che c'è? È attratto proprio dalla videocamera. Non è una cosa che si mangia questa, mi dispiace. Mi dispiace, piccolino. Signora! Signora, lei sta sbirciando dalla finestra! Salve, signora! Pepe? Sì, ho capito, sei tu il protagonista, va bene. Signora! Signora, vattene via! Allontanati subito! Questa è la mia casa! È la mia casa! Signora! Ecco, il dolce rumore della macchinetta Cioè, del capì, no, ti caffè! devo chiedere una cosa, Dì, ma è normale questo rumore? sì, è normale, lo fanno. Però fa un po' tanto rumore, Lo so, però. è il destino, le cose buone sono No, rumorose. non è vero, ma. Non so, mi è venuto adesso. Quindi noi non abbiamo assolutamente idea di cosa regalare. Consigliateci, Consigliateci, dai, questo vlog andrà online o domani o dopodomani, quando ormai avremo no, a me fatto. possiamo neanche rifargli.
vegani se non ci piace. Ma veramente qualche consiglio ce l'avevano già dato nello scorso vlog. Alcuni hanno fatto delle cose a mano, alcuni hanno fatto. Purtroppo molte delle cose erano pure carine. Purtroppo però noi non siamo capa, io non ho il dono dell'handmade, quindi vabbè, dovremmo comprare qualcosina. Mi dovevo muovere prima, più che altro volevo comprare qualche collana, qualcosa fatta a mano, però mi dovevo muovere molto prima. Noi veramente abbiamo pensato che qualche pensierino l'avremmo fatto quando siamo stati a Roma, però poi non l'abbiamo più fatto, siamo stati egoisti. Grazie, siamo stati egoisti. Dai, siamo stati egoisti. Però un regalo l'ho preso, però per gli altri diciamo abbiamo fatto un po' velocemente perché c'era tanta folla. E quindi anche io. Il regalo di Natale è tuo marito, che dolcezza, non pensate che lui sia una persona dolce, no? Soprattutto altruista, no? Piuttosto, come si dice quando... Ragazzi, buon caffè a tutti. Ok, buon caffè. Insomma, non abbiamo la più pallida idea, questo è... siamo nella merda. Qualcosa di tecnologico. No, allora, avevamo pensato a qualcosa di tecnologico per una persona a cui serve. Però sto pensando, se vedono il video prima di Natale... infatti io sono molto vaga, ho detto cosa tecnologica, potrebbe essere un frullatore, potrebbe essere un telecomando. Mi piace tornare a casa e trovare ciò, guardate, cioè... un cane sul suo materassino, un alberello di Natale, ma il divano. Ma il caffè, sì, bella vita. Il caffè? Oh, ho detto lo faccio io, che vuoi? Cioè, che cosa vuoi? Pronto? Voi dite, Nadia, perché la fai così drammatica? Alla fine è soltanto un po' di shopping per i regali. Oggi è sabato, è il sabato prima di Natale. Questo vuol dire che ci sono tutti. Il mondo è in giro. Ci ostacola. E noi non abbiamo la più pallida idea di cosa prendere, litigheremo sicuramente perché quando non sappiamo esattamente cosa prendere, lui vorrà prendere una cosa, io ho un'altra, e cioè, mi puoi prendere la mia giacca per favore in cucina? Tieni il pecorone. Il pecorone, no, l'accappatoio lo chiamo io. La borsa ce l'ho qua, ho sempre... bellissimo, oh, rosa. Aspetta, sto guardando le cover. È già un po' la macchinina, quindi la custodia è quella che non lo fa. No, l'inserta di custodia te lo serve. Tu hai lavorato anche come... Sì, io ho fatto la commessa in un negozio di giocattoli, è sicuro che lì non finisci mai di fare pacchi regali, però ho perso un po' la mano. Okay. Sì, ci manca la coccardina, però quella sì. La dobbiamo comprare. Guarda, guardate quanti regali, siamo stati bravi. Uno, due, tre. Ah, devo impacchettare l'ultimo. Quelle lì. Sì, ok. Ragazzi. Ecco. Aspettate, io ho altri due in mano, ci siamo stati bravi, no, diciamo che abbiamo scelto il negozio giusto, abbiamo trovato delle idee carinissime, abbiamo preso un bel regalo per, siamo svenanti, per la Sara, per la Sara quest'anno, noi diciamo che ogni anno, no, vabbè, rispetto a... siamo svenati. Comunque, svenati no, dai, però è un regalo che col cuore. E ora, visto che abbiamo fatto relativamente presto alla fine, no, dai. Sono 7:30. Ah! Diciamo, dai, pensavo peggio. Non so se facciamo il tempo. Andiamo a prendere il famoso caffè, come ogni sabato. Le 7:30 sono. Quello alle 8. No, se arriviamo un quarto d'ora prima il caffè ce lo fa. No, un quarto d'ora prima, vuole, non è che posso mettere le ali alla macchina. In effetti siamo un po' lontani. Dai, se no andiamo a prendere un caffè normale da qualche parte. Dove andiamo? Capisco, fatto che però... beh, amore, quelli chiudono la caffetteria alle 8, poi fanno scena dopo le 8. No. American Bar dello scorso vlog. Alle 8:30. Lui vuole fino alle 8:30, sì. Quindi fatelo fino alle 8:30. Così, ragazzi. Il cappello si sta sfilando dalla testa. Il regalo a mamma, il regalo a papà. Sì. Il regalo a mia sorella. Anche mio fratello, a mia madre, a tutti. Vabbè, tua sorella l'avevamo già presa a Roma.
quindi è una cosa in meno. Cioè, scusate, la presa, abbiamo preso una sì, perché una la nostra casa ha bisogno di spine ovunque. Cazzo, no. Che cosa? Il profumo. Eccolo. Dov'è? Prendi, eccolo. Buttalo. Buttalo, ma perché? Buttalo perché si stacca sempre, non serve. Ma che scendo e lo butto, che devo fare? Aspetta, mamma, c'era il tappo. Sì, c'era il tappo. Ecco perché non si sente. No, genio! 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 Diceva, ma sti profumini, hai visto, no, di quelli che si attaccano nella boccetta, non si sente. Io, ma sei sicuro che hai levato tutto? Sì, no. sì. Comunque, onestamente, al profumo era meglio tenerlo. Cioè, non tenere il tappo. Tutta quella cosa. Metti il tappo che poi lo buttiamo! Un cicchetto? No! Mamma, come no, puzza! Questo è profumo al whisky. Al Jack Daniel. Mamma mia, veramente, che sa di... Per un amante di Jack sa Daniel. Di ubriacone, non lo so, sa di... Cioè, ragazzi, volevo soltanto farvi notare. Cioè, vedete quel muro? Cioè, hanno illuminato solo il muretto del parcheggio del palazzo. Con le luci. È una cagata unica. No, dai, è sì, un po' strano, diciamo. Cioè, vogliono imitare, non lo so, le case americane. Quando in realtà... Ma quello non è di una casa, cioè, quello è un palazzo, un condominio, no? È soltanto il muretto esterno. E il riflettore. No, questi fanno calore, giusto? Sì, infatti fanno calore, però non sono di quelli che ti rincoglioniscono. Che senti tipo la testa calda e il corpo freddo. Qui si sta benissimo stasera, non sembra neanche dicembre. Cioè, tu ti rendi conto che giovedì è Natale? Bah. Boh. Sì, ma qui ci vedrà mai qualcuno? Qua fuori? Non lo so. Questo locale comunque è sempre stato famoso perché fuori, la gente che sta fuori non se la caga mai nessuno. Cioè, sempre. Questo bar. Un bar molto bello, però, cioè, i camerieri, la gente che sta fuori non se la caga mai nessuno. Cioè, devi andare a chiamare. Grazie. Cioè, è andato. Sta andando, vai in missione per tutti noi. La scuola è andata a ritirare i soldi e poi ce ne andiamo dai cinesi a fare un altro giretto. No, veramente devo comprare le coccardine, quelle da mettere sui pacchi, perché da 1 euro c'era solo la carta regalo, però ci voglio mettere le coccardine e anche qualche bigliettino. E poi voglio vedere se ci sono anche quelle sacche tipo da Babbo Natale, quei sacconi enormi in cui mettere i regali e portarli. Anche perché tutti questi regali dove cacchio li mettiamo? Cioè i bustoni giganti non ne abbiamo. Quelli della spazzatura neri potremmo mettere. Sei tu, sì? Aspettate che mi ero chiusa in macchina. Ho scavalcato, non mi sono rientrato. Rompevi il vetro. Tanto, siamo abituati. Tanto, no, quando è stato? Detto, no, non l'ho detto ancora. Fra i casini di questi ultimi, di queste ultime settimane. Prima di partire per Roma? Sì, proprio 3 giorni prima, aveva lasciato la macchina, insomma, in una via in cui di solito non la lascia. E qualcuno ha rotto il vetro, non so, forse pensando di trovare qualcosa nel cruscotto. In realtà non ha trovato un cacchio. Che anche il cruscotto piange. E meno male che comunque gliel'hanno cambiato subito. In un giorno gliel'hanno subito cambiato il vetro, perché sennò non potevamo partire. Casino, insomma. Io non credo di non aver mai visto così tante luci. Cioè, non lo so, in tutti gli anni precedenti. Sì. Ma ritorna la busta per i pacchi. Io cercavo proprio il bustone, quello, sai, quello per mettere tutti i regali. Questo buste per i pacchi. No, non c'è quello che dico io. Però perché non si può mettere qua? E non entrano tutti. Siamo così nella busta. Ah, tu dici almeno per quello, portare, per quello grande. Sì, solo per portare. Con Minnie e Pippo? Con Minnie e Pippo? Non ce n'è un'altra più sobria, diciamo, tra virgolette. 80, 1, 2, 3, 4, 5. Una busta sobria. Sì, stavo inquadrando cose strane. Questo negozio di cinesi ha un reparto di cose molto strane, diciamo. Sì, che cosa? Cose falliche, diciamo, per usare un termine tecnico. Tipo la spugna, però proprio cioè, sì. Reale, molto più reale di quella spugna dello scorso vlog. Molto di più.
Cioè, io potrei fare gli orrori della settimana qui dentro. Non devo chiedere se mi danno uno spazio per fare gli orrori della settimana qui dentro. Abbiamo deciso che, cioè, abbiamo pensato che in frigo non abbiamo niente di sfizioso per stasera. Come? Dimmi. Mi dice di dire cavolate, aiutami. Io non dico cavolate, stavo chiacchierando. Aiutami. Ah, devi mettere adesso qua dentro. Sì. Aspetta. Apro la busta. È piccola. Ma vabbè, dai, in qualche modo comunque la porti. Ma che è la busta che... ma che è sta qua? È piccola! Te l'ho detto, potremmo usare quella dell'immondizia, quella della spazzatura, quella nera, sarebbe ottima. Vedi, la faccio in cazzo per la scuola. Un acquisto intelligente. Per la serie acquisti sbagliati. Busta, la busta pure di Pippo e Minni, per un regalo a delle persone adulte. Beh, andiamo ora al supermercato perché Nadia si ricorda in pratica alle 9 quasi che non c'è niente. No, figlio. Non è che non c'è niente, non c'è niente di sfizioso da sabato sera, diciamo. Certo. E quindi sì, ho voglia di qualcosa di sfizioso e andiamo. Siamo andati a fianco proprio alla. E ci ho pensato dopo, l'ha detto, siamo ancora in tempo. Sì. Sono i calzettoni quelli morbidissimi. No, dai. Sono quelle morbide che mi metto in casa. Sì, le voglio. Ag, sì, per il decaffeinato mi sa che è finito. Sì, ma lo mettono devi in rompere. Ah, vedi? No, qua. Vedi. Okay, ok. Stacca sta parte. Oddio. Lo metto di tutti i tutti gli infusi. Adesso c'è una scatola piena di infusi. Evita. Sì, di tisane più che altro, non di più. Trudy sta cercando di aprire la gabbia perché noi la dobbiamo, siamo costretti a chiuderla quando mangiano tutti e due, perché Pepe è molto più lento a mangiare. Allora cosa fa? Siccome questa signorotta è vorace, appena finisce la prima cosa che fa, vum, esce da questa gabbia, si ficca nella gabbia di Pepe per andare a mangiare una parte del suo cibo che ovviamente lui non ha ancora finito. E allora noi siamo costretti a chiuderla. Adesso lei ha finito, si è resa conto che è chiusa e sta cercando di aprirla. Ed è mordicchia in tutti i modi. Guardate quei dentini di coniglio. Signora, devi aspettare. Cioè, alla fine abbiamo fatto la spesa. Sì, stavo aspirando di spazzare il pavimento. Finisco io. Grazie. Sei ancora più bello quando mi aiuti a fare i servizi. Paraculata proprio forte. Quanto è bello, è vero, è bellissimo, che dolce. Stasera, allora, faccio vedere, delle pizzelline con la pasta sfoglia, vabbè, il pomodoro, in 2 minuti praticamente, e su, vabbè, non si vede, c'è una pizza, una marinara che abbiamo preso, non l'ho fatta io, e poi qui i straccetti di seitan e con la rucola su, fresca, e anche stasera mangiamo, insomma ci sfizziamo più che altro perché io adoro andare a fare la spesa e poi avere il frigo pieno e scegliere tutto. Poi abbiamo anche gli stuzzichini da mangiare, tipo quando la sera ci mettiamo a vedere le serie TV. A proposito, mamma mia, sto vedendo Jessica Jones, la serie TV nuova di Netflix, favolosa ragazzi, favolosa, bellissima. E lui comunque, con lui sto finendo di vedere The Vampire Diaries, perché io l'avevo già visto, infatti sto aspettando per vedere la 7ª stagione perché la voglio vedere con lui, solo che con lui ho dovuto ricominciare dalla prima, ora siamo alla 5ª e quindi manca poco. Abbiamo cenato, stiamo vedendo una cosa random qui in televisione, perché ormai arriva questo periodo, è peggio di agosto, cioè in TV non c'è proprio nulla, zero. Ma è novembre che non c'è niente. Ma no, vabbè, diciamo che questi ultimi giorni non c'è nulla, vabbè, per quello che guardiamo noi la TV. E nulla, noi comunque ci andiamo a mettere nel letto adesso, vediamo le nostre serie TV, le nostre puntatine. Quindi aspettiamo tutti con molta ansia il bacio di Pasquale. Eccolo. E ci vediamo al prossimo video, speriamo di avervi fatto compagnia con la nostra giornata pazza. Però noi abbiamo fatto i regali, ora sono contenta. Ci vediamo mercoledì, sì, con un altro video. Un video che spero vi sia molto, molto, molto utile. Scherzi a parte. Ciao ragazzi, altro bacio, altro bacio, altro bacio, altro bacio. Ah no. Dai, per favore, altro bacio.
Quanto è sciocco, da 1 a 20.000.